telefono principale presentato da Sony è l'XZ2 normale, quindi non il compact, piccolino, e comunque abbiamo visto sul canale, invito sempre a vedere i video nelle schede. E ovviamente andiamo a vedere il principale top di gamma, il telefono più grande che in termini estetici si presenta un po' più bombato come l'altra, la sua controparte più piccolina, fotocamera posteriore con il relativo flash, chiaramente adesso andremo a vedere la risoluzione, il lettore di impronte comodo nella parte centrale. Il resto comunque lo conosciamo, porta USB Type-C, pulsante per scattare le foto, e all'interno troviamo chiaramente tutti i riferimenti per andare a vedere le caratteristiche tecniche che vediamo nello specifico. Il form factor anche in questo caso è passato a 18 noni, abbiamo un display Full HD Plus HDR, non abbiamo quindi il Quad HD sui nuovi top Sony, però abbiamo la tecnologia HDR che, come detto, permette di assaporare in un modo completamente nuovo i propri contenuti multimediali. Basta abilitarla e lo schermo avrà una resa nettamente superiore rispetto al precedente modello, l'abbiamo visto in presa diretta. 19 megapixel nella parte posteriore, ISO fino a 12.800 e 4.000 per i video, 960 frame di super slow motion come nel precedente modello, che di fatto ha lanciato questa possibilità nel mondo mobile. La fotocamera frontale è da 5 megapixel, quindi comunque una buona qualità, e anche in questo caso abbiamo la nuova tecnologia per l'audio in alta risoluzione che permette di assaporare meglio, avere un volume totale, un volume massimo superiore rispetto ai modelli precedenti, e avere ovviamente anche la registrazione stereo per avere un'esperienza di ascolto chiaramente completa. C'è anche all'interno un sistema di vibrazioni che permette di immedesimarsi ancora di più nel contenuto che stiamo guardando o ascoltando. La batteria da 3180 mAh con il Quick Charge 3.0 di Qualcomm, quindi ricarica rapida, ottima autonomia e top di gamma per in termini computazionali. Quindi Qualcomm Snapdragon 845, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. Volendo possiamo espanderla con una micro SD fino a 400 GB che ieri SanDisk ha lanciato. Il modello Extreme. Quindi detto questo, questo era il Sony Xperia XZ2. Vi ricordo, appunto, come vi ho detto, di andare a vedere gli altri video del Mobile World Congress nella playlist dedicata sul canale. Lasciate come sempre un like, se avete delle domande giù nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.